SIC, società Italtecnica Cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena, zona industriale Pieve Sestina. Infotech, con un'esperienza ultradecennale nella consulenza e nello sviluppo di servizi informatici, è HP Platinum Partner. Infotech, da sempre, propone tecnologie innovative in ambito server e storage, workstation e PC, garantendo un servizio di assistenza tecnico-sistemistica rapido e affidabile. Infotech propone l'ufficio efficiente e green. Affidati a noi installando le nuove multifunzioni HP PageWide a zero emissioni di polveri sottili. Mettiti comodo, Infotech troverà la soluzione giusta per te. www.infotech.it. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale. Festini con droga come moneta di scambio offerta alle ragazze, tra cui anche una minorenne. Sono le pesanti accuse mosse a 8 indagati nell'operazione dei carabinieri di Bologna chiamata Villa Inferno, diversi professionisti che sarebbero coinvolti. Sabato verrà inaugurato a Ravenna l'anno di eventi per il 700° anniversario della morte di Dante. La città bizantina sarà protagonista delle celebrazioni insieme a Firenze e a Verona. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà presente sabato sera alla cerimonia di apertura. Agosto da incorniciare per gli operatori turistici della Riviera. Secondo un sondaggio tra gli albergatori di Rimini, il mese per eccellenza delle vacanze ha registrato numeri molto positivi. Il 64% degli hotel ha avuto più clienti dell'anno scorso. Per chi ha sete di informazione, sport e divertimento. Questo è lo slogan che accompagna la nuova stagione televisiva di Teleromagna TR24. Tante conferme, ma anche molte novità nel palinsesto presentato dal direttore generale. Il Grand Hotel di Rimini ha ospitato l'inaugurazione della sessione estiva del calciomercato alla presenza di grandi nomi del mondo del pallone. Nel giardino è stata presentata anche la mostra che ripercorre la storia del calciomercato dal 1950 a oggi. Calcio, si rafforza l'asse di mercato tra Cesena e Sassuolo coi bianconeri che puntano a valorizzare i migliori talenti del vivaio nero-verde. Un rapporto che si è fatto sempre più stretto, come ha confermato il DG degli Emiliani, Carnevali. Questo è il telegiornale della Romagna. In studio Elisabetta Zandoli. Buonasera, ben ritrovati a questa nuova edizione del nostro telegiornale. Dicevamo in apertura fatti di cronaca, festini a cui venivano offerte droghe a ragazze, di queste una anche minorenne. Sono le accuse mosse a 8 indagati in un'operazione dei carabinieri a Bologna. Tra i professionisti in carcere o ai domiciliari spicca il nome di un politico, Luca Cavazza. Festini con sesso e cocaina, ragazze giovani e una minorenne. A Villa Inferno, l'abitazione di Pianoro così soprannominata dagli indagati nelle intercettazioni, ma anche nelle abitazioni private dei sette per i quali sono scattate le misure cautelari contenute nell'ordinanza del GIP Letizio Magliaro, si sarebbe consumato almeno un anno di orgie e incontri sessuali frequenti nei quali la cocaina, sostengono gli investigatori, assieme ad altri regali e danaro fosse moneta di scambio per le prestazioni delle ragazze con più persone. Al centro dell'inchiesta è unico in carcere l'imprenditore 49enne Davide De Bacci. Agli arresti domiciliari ci sono un altro imprenditore, Fabrizio Cresi, e Luca Cavazza, candidato della Lega alle ultime regionali, in passato con Forza Italia, quando finì nella bufera per alcuni posti inneggianti al fascismo, e volto noto della tifoseria Virtus. Le accuse sono di induzione alla prostituzione minorile per alcuni spaccio di stupefacenti. Uno degli indagati è stato anche arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio. Per altri quattro, tutti professionisti della Bologna, bene tra avvocati e ristoratori, l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Proprio nella partita di basket, secondo i carabinieri, Cavazza avrebbe conosciuto la 17enne. Tutto è nato dalla denuncia della madre della ragazza, che si è rivolta ai militari perché la figlia si allontanava da casa e tornava anche dopo giorni in pessime condizioni. Una collaborazione, quella della famiglia, determinante. L'appello alle famiglie è quello di
avere sempre la guardia molto alta, di non trascurare nessun segnale. È evidente che in situazioni di questo tipo la differenza la fa proprio la famiglia, l'attenzione che la famiglia pone verso ogni comportamento sospetto dei propri figli. La ragazza ha poi confermato cosa accadeva negli incontri. I carabinieri hanno anche perquisito due locali che dalle intercettazioni operate nelle indagini coordinate dal PM Stefano D'Ambrosio risultavano potenziali luoghi di spaccio, per ora con esito negativo. Vanno avanti le indagini per ricostruire i festini e i partecipanti e l'eventuale presenza di altre minorenni. Altre quattro ragazze sono state già identificate, tutte maggiorenni, alcune anche amiche della 17enne. Dopo appurate verifiche si precisa che Luca Cavazza non risulta essere iscritto alla Lega, lo ha detto Andrea Ostellari, senatore coordinatore della Lega in Emilia, a proposito di uno degli indagati, lo abbiamo sentito, finito agli arresti domiciliari nell'ambito di questa inchiesta. Cavazza lo scorso gennaio era candidato a sostegno della leghista Lucia Borgonzoni alle elezioni regionali in Emilia-Romagna. È stato arrestato l'uomo ritenuto responsabile di una serie di rapine avvenute negli ultimi giorni a Rimini. A tradirlo la sua bicicletta, quella che usava per darsi alla fuga. Ha 35 anni, è originario di Venezia, senza fissa dimora e tossicodipendente. È lui il rapinatore seriale che, secondo la polizia, avrebbe messo a segno una serie di colpi nelle ultime due settimane a Rimini. A essere prese di mira sono state due farmacie comunali, un forno, un ipermercato e un tabaccaio, anche se il conto potrebbe salire. Per noi almeno 5 rapine consumate nell'arco di una settimana, 10 giorni. Il modus operandi era sempre lo stesso. Armato di pistola, con volto travisato da mascherina, occhiali da sole e berrettino, si faceva consegnare i soldi e immediatamente dopo scappava a bordo di una bicicletta. E proprio la bicicletta gli è stata fatale nell'ultimo colpo, quello di martedì, ai danni di un tabaccaio. Il 35enne era rimasto spiazzato dalla reazione del negoziante che l'aveva rincorso, costringendolo a fuggire a piedi e abbandonando il mezzo di trasporto. Quello è stato un elemento che ci ha consentito, con un servizio dedicato, poi di arrivare al rintraccio e al successivo fermo. La polizia ha atteso che l'uomo tornasse a recuperare le sue due ruote per poi seguirlo nella zona dove abita, un complesso residenziale nel quale vive anche un 54enne bolognese già noto alle forze dell'ordine. Trovata anche la pistola gettata dal 35enne durante la fuga. L'uomo si trova ora in carcere in attesa dell'udienza di convalida. Facciamo il consueto punto sui contagi da coronavirus in Emilia-Romagna. Sono 107 i nuovi casi registrati da ieri in regione, di cui 58 asintomatici. Il numero di tamponi effettuati supera gli 11.600. Sono 27 i nuovi contagi collegati ai rientri dall'estero, 28 quelli tornati da altre regioni. L'età media dei nuovi positivi di oggi è di 36 anni. Per quanto riguarda la situazione sul territorio, il maggior numero di casi si registra nelle province di Modena 28, Bologna 19, Ravenna 15. Nel Ravennate 3 sono rientri dall'estero, uno dall'Albania, uno dalla Moldavia, uno dal Perù. 4 sono di rientro dalla Sardegna, 8 sono stati individuati in quanto contatti con casi già noti, di cui 6 riconducibili a focolai familiari. Questi i nuovi casi nel resto della Romagna: 8 a Forlì, 7 a Cesena e 3 nel Riminese. Voltiamo pagina, un anno di eventi che avranno come protagonista, insieme a Firenze e Verona, Ravenna, la città dove morì Dante. Sabato 5 si aprono le celebrazioni, vediamo come. Partiranno il 5 settembre a Ravenna le celebrazioni nazionali del 700° anniversario della morte di Dante. Alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che sabato alle 20.30 riaprirà la tomba del sommo poeta e l'area del quadrarco di Braccioforte dopo il restauro. È una giornata speciale, si apre il 7° centenario della morte di Dante, si apre con la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ci onora, peraltro per Ravenna sono due visite in un 12 mesi, quindi è una grandissima soddisfazione. Non poteva che essere Mattarella nel 2021 a rappresentare la Repubblica Italiana in questo momento così importante per la lingua, per la storia e per il tributo a Dante. Diciamo, le misure Covid saranno tutte rispettateci. Seguirà un evento musicale in piazza San Francesco che si concluderà con la lettura dell'ultimo canto del Paradiso da parte di Elio Germano. Abbiamo cercato di organizzare una sorta di best of delle musiche dantesche, quindi
praticamente dal Medioevo, dal Rinascimento, Lussasco, Lussaschi, la polifonia, fino all'età, al nostro tempo, con una compositrice americana, Joanna Metcalf, e alla voce di un grande attore amato dal pubblico italiano come Elio Germano, praticamente passando per il melodramma e il romanticismo, e quindi Liszt e Donizetti, praticamente non abbiamo rinunciato a nulla, presentando proprio quello che è il rapporto tra la parola e il suono e la musica di Dante. Torniamo a parlare di scuola, argomento caldo in queste settimane. I problemi sono in via di risoluzione, l'Emilia-Romagna è pronta per la ripartenza. Lo spiega una nota della Regione che ieri ha convocato il tavolo con tutti i soggetti coinvolti per fare il punto. Sentiamo. Trasporti, servizio mensa, personale sono i temi discussi nel tavolo convocato in Regione per fare il punto sulla riapertura delle scuole in modalità anti-Covid, sul quale l'Emilia-Romagna si sente pronta. Possiamo ritenerci tutti più che soddisfatti della situazione ad oggi, afferma infatti l'assessore regionale Paola Salomoni, che ha presieduto il summit interistituzionale con i rappresentanti delle province, della città metropolitana di Bologna, dei comuni capoluogo e dell'ufficio scolastico regionale. Tra i temi salienti all'ordine del giorno, appunto, i trasporti, il servizio mensa e il personale. Sull'organico aggiuntivo, il cosiddetto personale Covid, l'ufficio scolastico regionale sta lavorando per procedere all'assegnazione, mentre sul fronte refezione scolastica l'assessorato alle politiche per la salute ha fornito ai comuni un documento ad hoc per la gestione delle mense. A due settimane dall'inizio delle lezioni comincia finalmente a delinearsi un quadro complessivo, spiega Salomoni. Gli istituti scolastici ed enti locali hanno trovato punti di accordo e spazi di ragionamento comuni e messo in piedi un puzzle complicatissimo con il supporto dell'Ufficio Scolastico Regionale della Regione. Al centro del confronto, informa ancora la Regione in una nota, anche il tema del trasporto pubblico locale, su cui si stanno cercando soluzioni operative, a partire dal contenuto dell'accordo ottenuto in sede di conferenza unificata. Altro punto oggetto delle riflessioni, il pre e post scuola. Si sta lavorando per elaborare indicazioni operative che possano aiutare i comuni nell'organizzare il servizio. Ci aggiorniamo la prossima settimana per fare un ultimo momento di verifica e condivisione, informa Salomoni, ma il tavolo voluto dalla Regione per la ripartenza delle attività didattiche in presenza non andrà certo in soffitta. Colgo l'occasione per dire a tutti i componenti che questo tavolo non finirà il 14 settembre. Penso sia fondamentale, spiega ancora l'assessore regionale, continuare a vederci e confrontarci periodicamente per monitorare l'andamento della situazione e discutere insieme su nuove necessità e richieste. Vogliamo tenere la scuola al centro dell'attenzione perché siamo convinti che sia un elemento cardine della nostra società. Agosto da incorniciare per gli operatori turistici della Riviera. Secondo un sondaggio tra gli albergatori di Rimini, il mese per eccellenza delle vacanze ha registrato numeri molto positivi. La chiusura di aprile-maggio, una lentissima ripresa da giugno e poi l'intensificarsi delle presenze a partire dall'ultima decade di luglio. Non è stata una stagione estiva semplice per il comparto turistico della Riviera, alle prese con le misure di sicurezza anti-Covid e la diffidenza, specie nei primi tempi successivi al lockdown, rispetto agli spostamenti e alle vacanze. Ma con agosto sono arrivate anche grandi soddisfazioni. Secondo un sondaggio portato avanti da Visit Rimini nella città di Fellini, oltre il 64% degli alberghi dichiara un'occupazione delle camere ad agosto uguale o superiore rispetto allo stesso mese del 2019. Per il 21% i canali che hanno portato più prenotazioni sono i cosiddetti portali vetrina, ovvero quelli in cui l'utente ha modo di confrontare prezzi e disponibilità. A sorpresa però, il 18% delle prenotazioni è arrivato dai siti degli alberghi, a testimonianza che gli operatori hanno imparato a promuoversi anche nel web. Tra le agenzie online, quella più gettonata è di gran lunga Booking, ma le prenotazioni dirette online sono superiori. Per il 14% degli intervistati hanno prodotto oltre l'80% del fatturato. Altro dato rilevante è quello che riguarda i clienti fidelizzati, che per il 75% degli intervistati rappresentano meno del 40% delle presenze. Significa un agosto popolato per la maggioranza di turisti nuovi. A spingere Rimini come destinazione è stato anche l'utilizzo del bonus vacanze, accettato in gran parte delle strutture. La polizia locale di Cesena ha annunciato lo sciopero per il 15 di ottobre, giorno del passaggio in città del Giro d'Italia. L'oggetto del contendere è una polemica col comune per la gestione delle festività.
Si fa duro lo scontro tra il comune di Cesena e la polizia locale. I sindacati di categoria hanno annunciato infatti uno sciopero dei vigili urbani per il 15 di ottobre, uno dei giorni più caldi per quanto riguarda l'ordine pubblico, in quanto è attesa in città la tappa del Giro d'Italia. Il motivo della protesta riguarda la gestione delle festività infrasettimanali. La polizia locale lavora sulla base di turni che prevedono il riposo un giorno a settimana e un riposo aggiuntivo in caso di lavoro nelle giornate di festa, come ad esempio il 2 giugno o Natale. Il comune di Cesena, senza aspettare il rinnovo del contratto nazionale, ha deciso di annullare il riposo compensativo. Ma facendo questa interpretazione, i lavoratori si trovano improvvisamente, i lavoratori turnisti, a lavorare dalle 9 alle 11 giornate in più rispetto ai loro colleghi amministrativi. E secondo noi questo non è possibile. Abbiamo detto che potessero aspettare il rinnovo del contratto nazionale, dove avremmo trovato soluzione. Il comune non ha assolutamente aspettato questa proposta nostra e ha deciso unilateralmente di procedere. Per cui noi a questo punto abbiamo bloccato lo straordinario da subito e abbiamo deciso che faremo sciopero durante il Giro d'Italia per manifestare il nostro disappunto su questa decisione del comune di Cesena, che qui localmente è l'unico comune che ha preso questa posizione. Lo sciopero sarebbe il 15 di ottobre, sì, quindi adesso ancora sì. C'è un mese e mezzo. Infatti, ci può essere un margine di trattativa, insomma. Sì, ci può essere un margine di trattativa. Adesso ci hanno riconvocato come commissione consigliare lunedì prossimo alle 6:30. Noi riparteciperemo alla commissione consigliare, però il comune non ci ha fatto sapere nient'altro. A parte questa commissione consigliare, che eravamo già d'accordo che ci avrebbero riconvocato per sapere se era successo qualcosa, noi non abbiamo nient'altro. E parliamo un po' anche di noi, per chi ha sete di informazione, sport e divertimento. Questo è lo slogan che accompagna la nuova stagione televisiva di Teleromagna TR24, con tante conferme ma anche moltissime novità. Sentiamo. È sempre stato un poeta, adesso non solo poeta del calcio fuori, diciamo, dal campo, ma anche quando era in campo. Era un personaggio veramente... Io un grande calciatore, Guido Borghi. 2020 un anno decisamente speciale, un anno particolare, e allora Teleromagna e tutto il palinsesto Teleromagna TR24 viene modificato per mantenere sempre un'informazione corretta, costante per i telespettatori. Sì, un anno partito in maniera un po' strana, naturalmente il periodo del Covid ha modificato anche la nostra operatività, però ci siamo resi conto di quanto il territorio ha bisogno, no, di una televisione come la nostra che informa in maniera corretta gli spettatori, e quindi anche l'edizione del palinsesto 2020-2021 proseguirà su questa scia, cioè dell'informazione corretta e attenta. Ci saranno delle novità? Si può ancora investire in questo periodo? Beh, investire non è semplice, però è nel DNA del nostro gruppo, e quindi proseguiremo anche per questa stagione in forti investimenti tecnologici, e utilizzeremo anche l'esperienza del periodo del lockdown per continuare a realizzare programmi anche mantenendo un corretto distanziamento, ma affrontando gli argomenti caldi che i telespettatori si vogliono sentire raccontare. Novità quest'anno riguardano prevalentemente una riorganizzazione del nostro palinsesto. Naturalmente punteremo molto sull'aspetto sportivo, perché ad oggi la chiusura degli stadi o comunque la limitazione di accesso nei luoghi sportivi ci deve vedere protagonisti, quindi vogliamo che le persone possano continuare a guardare lo sport comodamente seduti nel loro divano. Quindi a livello sportivo alcune novità, come le differite o speriamo anche le dirette del Cesena Calcio, saranno inserite in palinsesto. Sono confermati gli appuntamenti sportivi dedicati al basket, alla bici, a quelli che sono tutti gli appuntamenti del calcio della domenica, il nostro fischio finale delle ore 19. Per la parte informativa i nostri punti di informazione non sono modificati. La rassegna stampa della mattina è confermata, l'edizione di mezzogiorno del telegiornale delle 14, delle 17 e delle 19, in ultimo quello delle 20:30, che naturalmente è la nostra punta di diamante. Per la parte approfondimento direi che abbiamo confermato tutto, e già questo è un grande risultato in questo periodo. Andiamo a Rimini, al Grand Hotel è stata inaugurata una mostra dedicata al calcio in occasione dell'inaugurazione del calcio mercato. È sempre stato un poeta, adesso non solo poeta del calcio fuori, diciamo, dal campo, ma anche quando era in campo.
era un personaggio veramente... Lui è un grande calciatore. Era Guido Borghi, il presidente era Guido. È stata l'atmosfera unica del Grand Hotel di Rimini ad accogliere i protagonisti del calcio per una serata evento davvero particolare. Sul palco un talk show dove Giuseppe Marotta, Adriano Galliani, Walter Sabatini e Matteo Marani hanno raccontato storie e aneddoti di questo sport che è la passione degli italiani e non solo. Nel giardino è inaugurata anche la mostra Colpi da Maestro, che ripercorre la storia del calciomercato dal 1950 ad oggi, con fotografie e testi, organizzata da Master Group Sport e Adise, in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna e patrocinata da FIGC e Lega Serie A. Vogliamo ripercorrere 70 anni di storia del calciomercato, una storia di grandissimi colpi, infatti abbiamo voluto titolare la mostra Colpi da Maestro e con questa serata ripercorriamo un po' tutti i colpi che sono stati fatti in questi 70 anni di calciomercato. È un prodotto unico che è stato curato da Matteo Marani e questa mostra vivrà per diversi giorni qua a Rimini. Questa sera inaugureremo la mostra con diverse personalità del mondo del calcio. Ci sarà Marotta, Sabatini, ci sarà Galliani, ci sarà Braida, ci saranno tutti quelli che hanno fatto un po' la storia del calciomercato, che racconteranno in un talk show quelli che sono stati i loro grandi colpi, che hanno portato grandissimi giocatori, che hanno fatto la storia del nostro calcio. Ravenna, assegnati due nuovi direttori per il Santa Maria delle Croci a seguito di apposite procedure concorsuali, sono stati nominati dottori Andrea De Vito e Massimo Innamorato, rispettivamente direttori delle unità operative di otorinolaringoiatria e di terapia antalgica. Forlì, un 66enne e un 53enne residenti in città, sono le ultime vittime di truffe online. Entrambi avevano messo in vendita della merce su internet e sono stati contattati da sedicenti acquirenti. Con tecniche diverse, sia l'uno che l'altro, invece di ricevere i soldi per la merce, si sono visti sottrarre del denaro. La polizia sta svolgendo indagini per risalire ai truffatori. Rimini inizieranno oggi dalle 20.30 per concludersi entro le prime ore della mattinata di giovedì i lavori di riasfaltatura di via 20 settembre. Il traffico in ingresso verrà deviato in corrispondenza della rotatoria con via Tricoli. L'intervento verrà poi completato dal rifacimento della segnaletica stradale. Cesena. Un medico che opera all'interno dell'ospedale Angiolini di San Piero in Bagno è risultato positivo al coronavirus. Lo ha segnalato il sindaco di Bagno di Romagna, Marco Baccini. A titolo cautelativo è stato avviato il protocollo con l'AUSL per rintracciare i pazienti visitati dal medico. Un altro grande appuntamento sportivo si aggiunge a un calendario regionale senza precedenti. Campionati mondiali di ciclismo 2020 si correranno a Imola a fine mese con partenza e arrivo nel circuito Enzo e Dino Ferrari. La corsa dei professionisti si snoderà lungo un circuito di 28 km 800 metri con partenza e arrivo a Imola. Un percorso capace di garantire grande spettacolo, molto duro, adatto agli scalatori. Due le salite, quella di Mazzolano, 2,4 km con tratti di pendenza sopra al 10%, cui segue la discesa verso Riolo Terme e poi quella di Gallisterna con una pendenza superiore all'11% per rientrare quindi all'autodromo di Imola alla variante alta. È presente all'inaugurazione del calciomercato a Rimini il dirigente del Sassuolo, Giovanni Carnevale, ha fatto il punto sulle strategie societarie. Per valorizzare i propri giovani talenti, il club neroverde punterà ancora una volta sulla collaborazione col Cesena. Quello che si è venuto a creare tra Cesena e Sassuolo è un asse di mercato molto caldo.
A ricordarlo è proprio il DG dei Neroverdi, Giovanni Carnevali, che ha creato col club bianconero un legame solidissimo già ai tempi dell'acquisto di Stefano Sensi nel 2016. Cesena sicuramente è sempre stata per noi una squadra amica, una squadra vicina, ed è normale che tra l'altro siamo anche non molto lontani, per cui credo che il progetto proprio di cercare di trovare delle collaborazioni sia un progetto importante, e soprattutto per dei ragazzi giovani che magari hanno bisogno di valorizzarsi. Il Cesena è una grande società, ha una sua storia, per cui a noi fa enorme piacere poter dare questi ragazzi a questa società. Franchini e Zecca nella passata stagione, Satalino e Aurelio nell'attuale sessione di mercato. La collaborazione continua. Cerchiamo sempre di vedere un po' quello che succede in questa terra, e la Romagna è una terra importante anche nei giovani, per cui penso che sia importante cercare di continuare in questo rapporto di collaborazione, che comunque alla base di tutto sta anche nei rapporti che ci sono direttamente con delle persone del Cesena. Emiliani, che intanto sperano di ammiccare alla zona Europa League anche nel prossimo campionato. Io credo che rimanere ad alti livelli non è facile, non è semplice, comunque noi dobbiamo cercare di lavorare per questo, perché penso che Sassuolo ha tutte le caratteristiche e sicuramente, se si analizza, è un progetto straordinario, perché 8 anni di Serie A credo che sia veramente una cosa fantastica. Il Cesena può riabbracciare il proprio bomber. Salvatore Caturano ha infatti messo la propria firma sul contratto triennale che lo legherà al Cavalluccio per le prossime 3 stagioni. Un trasferimento che era stato perfezionato già nei giorni scorsi, ma che non si era concretizzato, secondo tutti i crismi, a causa di alcune questioni burocratiche. L'ex giocatore della Virtus Entella potrà dunque riprendere il proprio percorso in bianconero dopo i primi approcci della passata stagione, quando si era subito messo in evidenza con 3 gol realizzati nelle prime 5 partite con la maglia del Cesena. Il basket, allora sì, Ravenna ha presentato Daniele Cinciarini, l'ex giocatore della Fortitudo, costituirà un punto di forza molto pregiato per la squadra giallorossa, nuovamente affidata alle cure di coach Massimo Cancellieri. Esperienza da vendere, un talento che non si discute e soprattutto la capacità di potersi integrare perfettamente nei meccanismi dell'Orassi Ravenna già oliati nell'indimenticabile stagione lasciata incompiuta. Tutto questo e molto altro è Daniele Cinciarini, un autentico big sbarcato alla corte della Piero Manetti. Sono sicuro che mi troverò bene, sono felice di iniziare la mia nuova avventura qua a Ravenna. Ci siamo calati subito sul pezzo con i miei compagni, cercando anche di non pensare tanto agli eventi esterni, il Covid, ma a pensare solo a giocare a pallacanestro e a riprendere un po' il feeling, perché comunque 6 mesi sono tanti. Il passato è già alle spalle per coach Cancellieri. La nuova stagione seguirà un percorso del tutto nuovo. Rispetto all'anno scorso, l'obiettivo che mi sono posto è che insieme già a una parte di squadra, e poi sarà anche una parte di quando arriveranno i due atleti statunitensi, a tutto il gruppo, un obiettivo che ci siamo posti è tracciare una linea e fare un anno zero. Cioè io mi sento allenatore di Ravenna per il primo anno, non voglio fare nessun tipo di paragone, non voglio fare nessun tipo di accettazione del credito che ci siamo conquistati l'anno scorso, perché sarebbe un errore. È tutto per lo sport, ora il meteo. Buonasera a tutti i telespettatori di TR24 e Tele Romagna da Andrea Raggini. La giornata di giovedì inizierà con cieli per lo più poco nuvolosi in Emilia-Romagna. Avremo possibilità di qualche nuvola bassa al primo mattino sulle basse pianure dell'Emilia e sul Ravennate. Le schiarite aumenteranno nel corso della giornata. Nel pomeriggio, da non escludere qualche addensamento che potrebbe portare veloci acquazzoni sul nostro alto Appennino emiliano al confine con la Toscana. La ventilazione si presenterà generalmente debole, il mare quasi calmo. Temperature minime che saranno comprese tra più 14 e più 18 gradi, i valori massimi saranno in leggero aumento e compresi tra 26 e più 29 gradi. Dalla giornata di venerdì e per tutto il fine settimana si prevede l'alta pressione con temperature in aumento e pienamente estive tra sabato e domenica nei valori massimi. Per questo appuntamento è tutto, buona serata.
Si chiude qui questa edizione del nostro telegiornale. Vi ricordo che per tutti gli aggiornamenti c'è il nostro portale online tr24.it. Grazie per l'attenzione e buona serata. SIC, società Italtecnica Cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena, zona industriale Pieve Sestina. Infotech, con un'esperienza ultradecennale nella consulenza e nello sviluppo di servizi informatici, è HP Platinum Partner. Infotech, da sempre, propone tecnologie innovative in ambito server e storage, workstation e PC, garantendo un servizio di assistenza tecnico-sistemistica rapido e affidabile. Infotech propone l'ufficio efficiente e green. Affidati a noi installando le nuove multifunzioni HP PageWide a zero emissioni di polveri sottili. Mettiti comodo, Infotech troverà la soluzione giusta per te. www.infotech.it. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale.